siamo a Daci Reale. Diciamo che dove eravamo prima c'era molto lungo, pioveva, allora stiamo cercando il sole. E perché non fare un giro a Daci Reale? Sono sempre dritto. Per la gioia di grandi e di piccini abbiamo fatto l'ultimo bagno, ma il tempo non ci aiuta. Camminiamo, si asciuga e adesso direzione Messina e poi andiamo. È il momento dell'arrivederci alla Sicilia. Adesso scaricano. Poi tocca a noi, sto mangiando le noccioline. Così mi riempio lo stomaco, perché ho sempre fame. Comunque dai, il viaggio continua, abbiamo ancora 7-8 giorni buoni o meno, poi si torna a Maria. Siamo in barco. Cretino! Oddio. Buongiorno! Allora, da quando è che lo registriamo? Da un pochettino. Abbiamo dormito, allora siamo tornati via dalla Sicilia, avete visto, e ieri sera abbiamo dormito a Catanzaro, perché c'hanno l'aspirata. Dopo da Catanzaro siamo partiti alla volta di Policoro. Se vi ricordate, ci siamo già stati e dove abbiamo lasciato le sciarpe di Camilla. Andiamo a Policoro, adesso siamo a Cirò, in quel di Calabria. Andiamo a Policoro perché vediamo di trovare di nuovo le scarpe, non si sa mai, tanto sarebbero in un angolino vicino alla sabbia. E dopodiché stiamo seguendo un po' più il bello, il sole. Adesso fuori, come potete vedere, è velato. Meteo in questi giorni da brutto un po' su tutta Italia, a parte, diciamo, la parte adriatica, Puglia, Vieste, quella parte lì, perché già Abruzzo, Molise, Marche, come ben sappiamo, non è bellissimo, però speriamo che salendo oggi, domani cambi già qualcosa. Comunque dai, viva viva, il viaggio continua, il mare qui è meraviglioso. Abbiamo fatto una sosta prima per vederlo, ma ero senza telecamera, io non è che posso ricordare questo. Non c'è niente, però dopo mille peripezie, tanti viaggi su e giù, destra manca, dopo 7-8 ore di viaggio, 10, cercando il sole, dando. Beh, siamo riusciti a non prendere la pioggia, cioè, io l'ho presa oggi, poi vi racconterò. E adesso siamo a Ostuni, la famosissima città bianca in Puglia. Adesso vi farò vedere il centro se è bianco. Viva, non so, su se è bianca. Più giallina, non so che è piovuto. Thank you.
nuvolosa bianca. Vabbè, è bianca anche lì dopo. Devo dire un segreto. È tutto bianco perché è verniciato. Sì. La cattedra è marrone. Sento che quadrature quelle belle. Come sempre ragazzi, tu mi devo venire a vedere voi, è veramente bello. Vedete, come sempre noi ci lanciamo nella parte non turistica. Mi spiace vedere. Andiamo a vedere se è veramente bianca. Comunque come vedete è come sta a piovere. Viene il sole. Dopo una giornata piovosa non può piovere per sempre, quindi il sereno in mezzo agli ulivi in quel di Puglia. Ci crede, passi per caso, incontri una delle aziende per noi camperisti più importante. Non so se si vede lo stemma ancora. Sì che si intravede lo stemma lassù in cima. Cosa faccio? Non mi fermo a sentire. Andiamo a sentire in carrozzeria. Ma botta di culo che tra l'altro domani mi facessero il lavoro. Tanta roba. Niente, purtroppo manca proprio l'addetto per il montaggio, se no me lo facevano anche oggi domattina. Ragazzi, cioè, neanche farla apposta. Ne parlavo con Camilla proprio ieri l'altro, che era un dispositivo che voglio assolutamente montare. Farò montare a casa nostra. Grande azienda, mamma mia, mi ha fatto, ho parlato con l'ingegnere, tanta roba, complimenti, veramente complimenti. Peccato non è tutto firmato, cosa ho detto, ma si poteva. Di essere Texas. Invece siamo in Puglia, direzione Gargano. Il viaggio continua, adesso siamo a Manfredonia. In Puglia. Ah, bello. Stavamo guardando la cosa dei castelli, ma è un po'. Comunque siamo al Polo di Manfredonia. Oh, c'è mia mamma. No, devo prenderlo io, che ne sai? Perché sei il turista? Perché faccio la foto a Castello? Guardate un video, io non ce la posso. Allora, siamo andati in comune a chiedere se c'era un lavoretto, un bagno pubblico in città. Il portiere mi ha detto sì, di là dritto. Ho detto ma lungo il corso? Ma no, andate solo al piano secondo, primo piano.
appena girata a destra, quindi siamo entrati come liberi cittadini e siamo andati in bagno. Uno prova a staccare la spina, poi la fine. Mi rincorro.